grazie. Adesso passiamo alle parrucche, questo mondo incredibile, lisci, ricci, lunghi, corti. I capelli sono un punto di forza della bellezza femminile e motivo di ispirazione anche per grandi interpreti, proprio come lui, Domenico Modugno. La donna riccia non la voglio, no? Guardiamo. Pigliata cuti pari, si votti sposi, però non ti pigliari una donna riccia. Riccia e ricci tetti, issa ti incanta, però dopo due mesi voli ti pianta. No, 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 no. Scusate, volete un consiglio d'amico, spassionato, sincero, proprio sincero? Tutte le donne con i capelli ricci? Alla larga, il più possibile. Ciao! Non picchi da ogni riccio, ti cacciano capriccio. La donna riccia tu la voglio, no. Picchi da ogni riccio, ti cacciano capriccio. La donna riccia tu la voglio, no. La donna riccia tu la voglio, no. Si primo lette vasa, poi lette l'assa, non ci capisci niente come una tassa. T'embricchia, ci te spriglia, c'è compacisci, però si ti incarizza, tu t'addormisci. No, 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 no. Maledetta come mi fa soffrire, mi fa impazzire. Modugno, che artista incredibile! Ma parliamo dei capelli! I capelli raccontano la nostra storia, ma anche quella del tempo che viviamo. I capelli sono soggetti alle mode, lo sa bene Gherardo Filistrucchi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Parruccaio, che termine, truccatore teatrale da ben 9 generazioni. Benvenuto, e poi invitiamo e grazie. Diamo il benvenuto anche a Stefano Agnoloni, esperto di lifestyle. Grazie Stefano per essere qui. Buongiorno. Siamo certo, in un mondo incredibile. Un parrucchiaio che ha perso i capelli. Gigi, è una notizia alla causa, ecco. Ma voglio capire, Gigi, innanzitutto tu sei molto interessato ai capelli, lo so perché ai ti miei, piacciono. Però, non a questi, ai miei. Chi le ha insegnato questo mestiere? Cioè chi l'ha trasferito, trasmesso in qualche modo? Allora, me l'hanno trasmesso i miei genitori, che mi hanno insegnato il mestiere di parruccaio e anche quello di truccatore. E noi facciamo parrucche per il mondo dello spettacolo e non solo, anche per la vita di tutti i giorni. Qui abbiamo portato un po' di parrucche storiche che raccontano un po' un periodo e la storia del nostro mondo. Ecco, questo per esempio è Cleopatra, no? Questa è una parrucca egiziana in lana fatta da noi, mm-hmm. Con degli ornamenti in simil oro. Sì. È stata fatta per una Ida. Mm-hmm. Ma questi sono tutti ferri del mestiere? Questi sono i ferri del mestiere. Che sono affascinantissimi. Guardate, questi sono... Questo è un calamistro che serve per arricciare le parrucche. Ma si mette in un fornetto, sì, no? Si mette in un fornetto tipo questo qui. Questo è un fornetto da viaggio. Si accende una fiamma, si mette qui sopra il ferro e poi una volta caldo si va ad arricciare il capello. Ora questo è piccolino, ma questo è un pochino più grande. Dopo che è stato messo in piega con normali bigodini, viene dato un'ulteriore piega per conferire un certo aspetto, Stefano, più naturale. Quanto è importante appunto la parrucca per raccontare una storia, no? Per far entrare subito il pubblico, le persone che magari vengono a teatro o vedono un film, al cinema, e farli entrare in questa storia incredibile. È fondamentale, Serena, perché come l'abito contribuisce a far capire subito il periodo storico in cui viene svolta questa vicenda. E poi da periodi storici ci racconta proprio, ecco, la diversità delle mode dell'epoca. Quindi c'è sintonia tra le parrucche e i periodi e i tempi. Bravissimo, esatto, fra il periodo, l'abbinamento con l'abito, uno anche se non ha una particolare cultura però già riesce in qualche, anche perché se pensiamo bene già dal tempo dell'antico Egizio, dai Fenici, usavano i Romani stessi. Poi vabbè, c'è stato intorno alla prima metà del 1600 l'exploit in Europa, certo, delle parrucche. Ecco, per esempio, c'è Luigi XV. Qual è la parrucca di Luigi XV? Luigi XV è una parrucca come eccola, questa qui. Eccola accanto a Gigi, eccola, sì, lì.
che era una parrucca. Queste sono tutte fatte in capello naturale, in yak, nel pelo del bue tibetano, che è questo qui. Ah, ho questo portato. È capello naturale. È pelo di in più yak, facile lavorare pelo, il capello naturale, no? Di bue tibetano. Sì, è più semplice, viene utilizzato per realizzare questo. Qui le parrucche storiche, tipo quelle seicentesche o quelle settecentesche da uomo e da donna, e viene utilizzato, si parte da una base, da una retina, una diciamo, retina, una vengono sorta prese di... le misure della persona a cui va, e viene fatto prima una fascia, sì, e poi viene tirato un tulle in cotone su cui viene poi con l'ausilio di un uncinetto, che è questo qui, un aghino. Ah, proprio un uncinetto, eh? Sì. E che poi accade questo? Accade uno che a uno questo, va applicato. Viene applicato. Questa è un'arte incredibile. Ore di lavoro. Un'arte artigianale che si impara in bottega, giorno dopo giorno, facendo. Riusciamo a vedere bene come sta facendo. Guarda. Perché è una cosa pazzesca. Guardate che lavoro. Certo. Parte dal pensare, basso. Pelo, pelo. Ciocca, ciocca. Ciocca, ciocca. Ogni volta che cade un capello. Viene la cotta, no, scherzo. Viene una, esce la lacrima. No, perché poi anche per noi attori, insomma, quando uno indossa una parrucca, quando devi entrare nel personaggio, soprattutto in teatro, poi a un certo punto quando tu indossi la parrucca e l'abito ti senti proprio dentro quel personaggio, perché completo. In qualche modo ti fa subito entrare in quel mondo. Diciamo che la parrucca insieme al trucco permette all'attore di calarlo nel personaggio che deve andare a interpretare, quindi è un mestiere che è molto bello, perché deve essere... E entrare nell'anima del personaggio per poter dare e rendere l'idea che poi in scena o in cinema il personaggio deve avere. Quindi lavoriamo lei a stretto prima, contatto. Lei prima diceva le parrucche del mondo dello spettacolo, ma lei si interessa anche alle parrucche di tutti i giorni, della sì. gente comune. C'è richiesta? C'è richiesta anche per questa necessità, per persone che hanno, diciamo, perso i capelli per vari motivi, anche per motivi medici. E allora andiamo a ricreare la parrucca e la conciatura come era originariamente. E questo è uno strumento anche molto importante, anche per alcuni medici, mi dicono, certo. per superare e migliorare e supportare questa chi ha bisogno. Situazione. Stefano, c'è una parrucca in particolare che ti fa sognare? Vorrei chiederlo anche a Gigi. Ce n'è una tra queste che ti fa subito entrare? Guarda, lì vediamo anche la fata turchina, giusto? Sì. Qui di Pinocchio. Si torna al mondo delle fiabe di Pinocchio, quindi il colore azzurro ovviamente attribuisce la fata turchina. Guarda, no, che bello. Mi piace più questa. Ah, ti piace più quella? Io personalmente però... Luigi 15, Luigi sei tu. Quella sei è un tu. Po' troppo io spettinata come per tu, Stefano. Io uguale, io anche personalmente tu. Mi rifaccio un pochino più al Settecento, all'arte veneziana e quindi barocco, rococò, è un'epoca ricca anche proprio di divertimento per chi se lo poteva permettere. Grazie, grazie infinite per averci a fatto voi. Entrare in è questo mondo incredibile, cioè, ci avete fatto sognare, grazie. Grazie, è stato un piacere poter raccontarvi. Grazie Stefano Agnoloni, grazie Gherardini, grazie infinite. Grazie.